Prego. Niente, devo però spezzare una lancia a favore delle donne del sud, perché sono molto più carine nei confronti del proprio uomo. Questo l'ho avvertito durante tutti i miei anni di carriera. Le donne del nord hanno tutti i primi 4 mesi quella voce da pantegana piccolina. Tu conosci una? Ciao, ciao! Sono una gattina, mi chiamo Margherita! E anche noi maschi, come dei rincoglioni, di ciao, sono Winnie the Pooh! Le cavolate che si dicono al telefono i primi 4 mesi di fidanzamento, ogni 10 minuti, amore, hai mangiato? Sì. I biscottini? 2. Guarda, vedo un sacco di coppie. Scusate, siete una coppia voi due, signori? Da quanto tempo siete insieme? 5 anni. Più IVA, quanto sia? Quanto fa? Si ricorda il nome del marito, signore? Alessandro. E lei e lui come si chiama? Mariella, lei c'ha ancora la vocina? Primi 5 anni c'è ancora quella, dai, c'è quella cosa. Adesso non voglio essere indiscreto, dopo 5 anni lei è già scoraggiato nel letto, lei adesso. Ma in giro tutto gonfio per rapallo, no? Perché i primi tempi che conosci una, non puoi appena finire di far l'amore e dici buonanotte Antonella, non sta. Noi maschi abbiamo questo problema che fa parte un po' di ognuno di noi. Quando dormi a casa della tua compagna i primi 3 mesi, al mattino senti quel gorgoglio particolare. Punti il piede sullo stipite del letto, colpo di tosse, e questa passa.